Verdi o e... Verdi. Rio de Janeiro in vantaggio per 4-2 contro lo Sporting abusivo, un risultato che condannerebbe ancora all'ultimo posto quelli di Capitan Moscatello. Siamo in presa diretta quando mancano pochi minuti al termine del primo tempo, con Pitaro che lancia a lungo al centro, non trova Casalini, poi c'è Matteo Torre, tacco da Casalini, non si intendono però i due, quindi può ripartire Sporting abusivo con Esposito, gioco sulla fascia con un compagno, 1-2, sbuccia il pallone, poi sulla linea riporta, cioè ragazzi da regolamento non c'è, Pitaro salva una rete con il cartellino giallo, da regolamento se lo leggete il fallo da ultimo uomo e quello di mani sulla linea non è espulsione. Ecco qui quindi il signor Trinchillo che ci spiega le regole, il fallo di mano e il fallo da ultimo uomo sono penalizzati con il cartellino giallo. Esposito contro Torre, palla out, quindi Verdi è ancora in vantaggio di 2 reti. Palla lunga di Torre, Casalini non ci arriva perché Giliberti riesce a fare buona guardia. Ragazzi, il fondo lo batte sempre solo il portiere, leggetevi il regolamento. Il portiere a trovare Esposito che da poco ha fallito il rigore che avrebbe riaperto un po' la gara. Attenzione a Pitaro, ancora Esposito al centrocampo per Giliberti sulla fascia sinistra, trova un compagno, il cross al centro di Riu per Casalin, attenzione al contropiede, ma è il barcino di Ruggero. Ah, Ruggero non è Esposito. Ottima questa segnalazione, palla in profondità di Casalini, il portiere riesce in qualche modo a tenere la palla in gioco, allora Casalini può battere, siamo ormai allo scadere del secondo tempo, Casalini magari proverà a scodellare al centro, così è per Torre, però viene anticipato da un difensore, il tocco di Pitaro regala la palla allo Sporting abusivo che può provare quest'ultima azione del primo tempo, si riparte da dietro, palla per Giliberti, attenzione il break, è solo Casalini, miracolo del portiere, ancora Casalini, prova ad insistere ma il tempo a sua disposizione è terminato. Chiudiamo quindi la cronaca con gli ottimi ragazzi di Capitan Torre in vantaggio per 4-2. Seconda vittoria in campionato con 7-4 contro lo Sporting abusivo, migliore in campo ancora una volta Casalini. Allora, ci vuoi parlare di questa gara? Cedrola cos'è? La mascotte? Il mister Cedrola. Casalini, parlaci di questa bella vittoria. Beh, niente, abbiamo giocato, abbiamo vinto 7-4. Anche di più potevamo fare, ma... Niente da dire. E quanti gol hai segnato tu? 3. Tre. Tanti ne fai che ti dimentichi, insomma. È più bello dei tre? Il primo. Perché sono andato sulla sinistra e ho incrociato. Perfetto. Ok, grazie mille ragazzi. Grazie. Ciao.